Carissimi amici di Santina, un saluto a tutti qui da Mambrui con la piccola Santina, Suor Nadia, la nostra grande Piera, padre Luca e tutti i bambini che sono rimasti qui. Sono 35 bambini, ma l'orfanotrofio è molto più grande. Anche Santina, Ramsi e Nora torneranno qui presto, come vi ho detto nel report. Ma questa sera per noi è una sera molto importante e simbolica, perché questa sera è la prima volta che inauguriamo qualcosa nel tempo del Covid. A Bergamo abbiamo regalato 2 ventilatori per la gente che stava morendo all'ospedale Papa Giovanni. Questa sera con la piccola Santina, davanti al logo di Fondazione Santina, inauguriamo questo dormitorio. Come vedete il logo è molto grande, il che significa che ci dobbiamo impegnare ancora ad aiutare tutti questi bambini, ad aiutare questa piccola Santina, Nora Ramsi, ma tutti sono uguali, tutti si chiamano Santina per me. E allora la cosa importante è dire grazie a davvero tutti voi di Fondazione Santina, gli amici di Santina. È un'inaugurazione con non tanta gente perché la sicurezza è sempre la prima cosa. Abbiamo celebrato la messa e ora stiamo per entrare qui, nel luogo in cui i bambini poi dormiranno, anche Santina dormirà. Voglio ringraziare Carlo Olmo e Angela Oliviero, perché con il loro contributo abbiamo potuto donare questi 15.000 euro, ma staremo vicino a loro anche in altre forme. Proprio in questo viaggio parlerò con la Piera e con Nadia, Suor Nadia, per capire come potremo stare vicino. Ora so che la mia sorella, carissima Piera, non parla volentieri, ma ho chiesto a lei di dirci una breve parola di ringraziamento, qualcosa. Io ringrazio l'associazione Santina per quello che ci ha donato per terminare il dormitorio dei bambini. Mi auguro che nell'avvenire ancora possiate darci una mano, man mano che ci sarà bisogno di... Grazie ancora, grazie di cuore. E ora diamo la parola anche a Suor Nadia, che in qualche modo è stata la fondatrice, l'iniziatrice di questa opera meravigliosa qui a Mambrui. Dici qualcosa a tutti i nostri amici italiani che ti ascoltano volentieri, Nadia. Ringrazio tutti, ringrazio la Fondazione Santina, ringrazio Monsignor Luigi che ci è stato vicino in questo momento tragico che abbiamo avuto a dicembre del 2019, quando qualcuno è venuto e ci ha bruciato il dormitorio. Ho detto che tutte le nostre speranze erano svanite, avevamo talmente il terrore dentro di noi che eravamo finite. Pensavamo ai bambini, pensavamo ai poveri, e la mano del Signore è entrata in noi attraverso Monsignor Luigi e attraverso la Fondazione Santina, che ci ha dato un filo di speranza, quella speranza che ci fa ogni giorno correre e cercare i poveri, cercare le persone che hanno bisogno. E i bambini sono quelli che più hanno bisogno, perché sono senza genitori, sono senza, diciamo, qualcuno che loro possono appoggiare il capo o possono chiamare mamma o papà. Loro non ce l'hanno, e siamo tutti noi che siamo i loro genitori, e voi siete i loro genitori. E con questo allora io vi ringrazio e vi dico a tutti, a nome di loro, ciao papà, ciao mamma. Facciamo un bel applauso alla nostra carissima Suor Nadia. Un'ultima parola. Di quello che ha detto Suor Nadia mi è piaciuto tanto il dire che i bambini hanno più bisogno di noi.
Papa Francesco ci direbbe che loro, questa piccola bimba che si chiama Santina, tutti loro qui sono la carne di Gesù. E allora noi questa sera